Il mio più grande trionfo era a portata di mano, la battaglia finale nella mia lunga guerra contro Superman. Con i suoi poteri prosciugati dalla costante battaglia, fu costretto a spingersi nello spazio per ricaricarsi ai raggi del sole giallo della Terra. Io allora colpii. Ma la mia ossessione mi aveva accecato. Non avevo visto la vera minaccia, il vero nemico della Terra. Qualcuno della tua taglia! Cyborg, fuoco concentrato su Luthor mentre io richiamo giù l'artiglieria pesante. Deathstroke, è tempo che tu ti unisca alla festa! Presto! Abbiamo un sacco di gente da ammazzare! Hai perso qualcosa! Salve, sorella! Cosa? Nessuno uccide il pipistrello tranne me! Chiamalo! Lo voglio qui da me! Sì! Pazzo! Adam! Non meriti di vivere! Diana! Sconfitto da un semplice uomo. No, tu hai perso tutto. No, io ti ho battuto. Io, Lex Luthor. Brainiac era tornato.
Per anni aveva rubato i poteri dei difensori della Terra, ma noi eravamo troppo occupati a combatterci per vedere il pericolo. Con voi tre morti, Brainiac ha eliminato rapidamente gli eroi rimasti. Quelli fortunati sono morti combattendo. Alla fine, solo io sono sopravvissuto, un topo, tra i muri dell'edificio di Brainiac. Ho viaggiato indietro nel tempo per avvertirvi. Questo è il mio passato, ma per voi è il futuro. È la fine dell'umanità, ma insieme dobbiamo impedirla. Che cosa hai fatto, Luthor? Ho dato la possibilità di combattere. Mente. Deve essere una trappola. Perché dovremmo fidarci di te? Perché se non lo fate, la Terra è condannata. Ho rubato gli exobyte di Brainiac. Contengono i poteri rubati agli eroi e ai criminali del mio tempo e li restituiranno a chiunque entrerà in contatto con loro. Gli exobyte creeranno una nuova generazione di superumani per combattere l'invasione di Brainiac. Inoltre insegneranno loro come usare queste nuove abilità perché dovranno essere in prima linea nell'imminente battaglia o il mio cupo futuro diventerà anche il vostro. Spero solo che non sia troppo tardi. Non sarò qui ad assistere a questo nuovo futuro. Il mio lavoro non si è ancora concluso. Lascio a te la Terra. Rivendica gli exobyte e compi il tuo destino. Bersaglio identificato. Bella ragazzi, eccoci di nuovo qui in un nuovo video di un nuovo gioco. Questo gioco si chiama DC Universe e fino a poco tempo fa era a pagamento. È un gioco sviluppato dalla Sony e veramente mi intriga molto, soprattutto perché c'è la possibilità di usare un eroe molto simile a Batman, che è il mio eroe preferito in assoluto. Lo adoro veramente tantissimo. Allora, incominciamo creando il nostro personaggio. Come avete visto il video iniziale, veramente la modalità di scaricamento è veramente bello, molto ben fatto, mi è piaciuto tantissimo. Sì, ispirato a proprio ispirato a Batman perché è il nostro preferito. Vedete il mio. Vedete, qua possiamo scegliere a quale eroe ispirarci. Io scelgo Batman perché è troppo figo. Ok, vediamo se possiamo se cambiamo qualcosa del costume. No, va bene, cioè non mi pare che dobbiamo cambiare qualcosa. Come capelli nessuno. Batman, mica è pelato. Scusa, pure tu. Mo non mi ricordo che capelli c'ha Batman. Noi mettiamo così, ma che ci importa, indietro. Dovrebbero essere tipo quelli, sì, fanno bene. Ok. Vediamo un po' cosa possiamo scegliere. Comunque c'è davvero una marea di personalizzazioni. Ma sì, noi lasciamolo così. Quindi abbiamo, ricapitolando, il costume così, modello Batman. Sì, mi piace così. Sì, bello così. Sarà uguale ad altri, ma non mi importa perché mi piace così. Ok. Scegli nome. Sneak Roma 95. Sì. Errore. Ah, sì, vabbè. Perché io mi sono già creato un personaggio malvagio, però questa volta lo voglio scegliere buono, perché per cambiare un po'. Quello malvagio era per capire un po' le meccaniche di gioco. Ci chiameremo Snake. Vediamo se è già usato. Errore. Snake 95. Ok. Terra. Il centro del multiverso apparterrà a Brainiac. Non prevedo un'invasione, piuttosto un'assimilazione. Ho identificato i nodi chiave della rete di conoscenze umane.
sono quelli che conquisterò e digitalizzerò per primo. È prevedibile che vengano raccolte anche informazioni non essenziali. Queste verranno isolate e rimosse una volta completata la digitalizzazione. La resistenza della Terra non mi tange. Non c'è volontà abbastanza forte, né forza abbastanza brutale da potermi resistere. Presto, questo pianeta e tutto ciò che contiene saranno miei. Interessante. C'è un'anomalia nell'atmosfera terrestre. Analisi in corso. Questi Exobyte sono una mia tecnologia. Ognuno di essi racchiude riserve sconosciute di poteri digitalizzati dalla Terra del futuro. Le mie navi raccolta rivendicheranno le informazioni fornite da questi Exobyte e segneranno il destino della Terra. Questo è un ostacolo imprevisto. Questi umani si oppongono alla mia assimilazione. Le mie unità di conversione non riescono a trattenerli. Che gli umani usino pure i loro poteri, alla fine anch'essi apparterranno a Brainiac. Ecco, abbiamo appena visto l'assetato di potere che parla in terza persona, quindi completamente pazzo. E comunque per questo video è tutto, perché è solo un'introduzione per farvi sapere che farò video su DC Universe, credo, in cui giocherò con alcuni amici miei. Ora non so se userò il personaggio buono o quello cattivo, comunque vedremo, spero di usare quello buono. E ci vediamo nel prossimo video per un piccolo walkthrough del primo tutorial, primo livello di questo gioco. Bella ragazzi!